salutiamo il Vescovo che è in mezzo a noi, e lo ringrazio fin da adesso, e lui ci introduce a questa preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Preghiamo tutti insieme. Senza lo Spirito Santo, Dio è lontano. Cristo resta nel passato. Il Vangelo è lettera morta. La Chiesa, una semplice organizzazione. L'autorità, una dominazione. La missione, una propaganda. Il culto, un'evocazione. L'agire cristiano, una morale da schiavi. Mai con lo Spirito Santo il cosmo si innalza e geme nella nascita del Regno. Cristo risuscitato è presente, il Vangelo è potenza di vita, la Chiesa è comunione trinitaria, l'autorità è un piacere liberatore, la missione è una Pentecoste, la liturgia memoriale e anticipazione, l'agire umano è divinizzato. Innanzitutto grazie a tutti della vostra presenza, presenza che è dono prezioso per questo momento che stiamo per vivere, un momento che è soprattutto un incontro più che conferenza, più che convegno. Dobbiamo presentare il nuovo libro di Don Franco Catrame, che si intitola Il Vangelo di Marco. In questa cornice meravigliosa della nostra chiesa di Santa Maria degli Angeli, mi è d'obbligo presentare subito i prestigiosi ospiti che onoreranno questo nostro incontro. C'è il sindaco di San Nicola la Strada, Vito Marotta, il vescovo della diocesi di Caserta, sua eccellenza Monsignor Pietro Lagnese, e c'è il nostro Don Franco Catrame, il nostro amatissimo parroco di Santa Maria degli Angeli, che è l'autore dell'opera che stiamo per presentare. Il Vangelo di Marco è il quinto libro scritto da Don Franco Catrame, che è parroco, come sapete, dal 2016 della nostra parrocchia. Don Franco Catrame è vicario della Forania di Marcianise, specializzato in teologia biblica, già docente di Sacra Scrittura della Scuola di Formazione per i Ministri istituiti e diaconi permanenti della Diocesi di Caserta. Ha scritto già 4 libri prima di questi, l'ultimo lo abbiamo presentato nel Salone Borbonico di San Nicola la Strada 4 anni fa, sono passati 4 anni e 4 mesi, mamma mia, era febbraio del 2017 ed era l'opera Lucana. Oggi parliamo invece del Vangelo di Marco, e mi deve perdonare adesso Don Franco Catrame se io per 2 minuti faccio il giornalista. In che senso? Innanzitutto si capisce subito lo spirito che anima Don Franco nella redazione di questo libro. A nessuno sfugge, dice Don Franco, che fra tutte le scritture, anche del Nuovo Testamento, i Vangeli eccellono in quanto costituiscono la principale testimonianza relativa alla vita e alla dottrina del Verbo incarnato. Annunciare la buona novella, che è il Vangelo, non è uno scoop. Annunciare la buona notizia, per annunciare la buona notizia ci vuole un buon giornalista. E Marco lo è stato. Marco ci presenta Gesù. Marco ci dice che egli è, non attraverso una sua opinione. Marco, l'evangelista, non è un opinionista. Non era un opinionista. Era un narratore di eventi tramandati a lui. Marco riferiva ciò che gli è stato riferito. Marco, con il Vangelo, pur essendo il più povero degli evangelisti dal punto di vista della capacità di scrittura, alla fine sembra che sia diventato il più affidabile. E perché Gesù deve essere conosciuto
e il Vangelo è uno strumento fondamentale per conoscere Gesù, perché Gesù lo dobbiamo accogliere attraverso la conoscenza che noi abbiamo di Gesù attraverso gli evangelisti. Gesù deve essere accolto nella nostra vita per condurla in alto. Ora entriamo nel vivo della nostra cerimonia e diamo la parola al primo relatore. Allora, il 23 febbraio 2017, come ho detto, nel Salone Borbonico Don Franco ha presentato il primo libro degli evangelisti, quello di Luca, l'opera lucana, e c'era lui, e c'è sempre negli eventi culturali, non manca mai, e c'è anche stasera, e il sindaco di San Nicola alla Strada, Vito Marotta, a cui cedo la parola. Grazie Nicola e buonasera a tutti. Grazie anche per questa numerosa partecipazione. Sapevamo che questo evento avrebbe unito la nostra comunità e le nostre due comunità parrocchiali. Però mi consentirete naturalmente di rivolgere un sentito ringraziamento a Don Franco, in questo caso protagonista della serata in quanto autore del libro e in quanto nostra guida oramai appunto da tempo umana e spirituale, e di dare qui il benvenuto a Monsignor Sua Eccellenza Pietro Lagnese, che da pochi mesi, vescovo di Caserta, ha fatto già visita più volte alla nostra comunità, alle nostre due comunità parrocchiali. Credo che davvero in pochi mesi la sua presenza qui diverse volte segnala una vicinanza alla nostra comunità, una vicinanza della diocesi ed una vicinanza di un nuovo cammino che con Sua Eccellenza saremo pronti certamente a fare, e gli abbiamo già testimoniato la nostra volontà di farlo insieme come naturalmente comunità parrocchiali ma anche come comunità cittadina. Io dicevo il grazie a Don Franco non come parole di circostanza ma perché un incontro del genere, organizzato appena le restrizioni Covid lo hanno consentito, è un'occasione per tutti quanti noi per ritornare anche alla vita normale, cioè per ritornare alla possibilità di guardarci negli occhi, di incontrarci e di approfondire insieme due principi che Don Franco quotidianamente testimonia. Mi riferisco a quello dell'annuncio della parola del Signore in quanto padre della nostra comunità, ma anche quello della formazione, perché specie nel campo religioso non smettiamo mai di imparare e abbiamo necessità di una formazione costante e continua. E proprio dalle parole di questo libro, dalle parole naturalmente del Vangelo di Marco, ma anche del libro appunto di Don Franco, emerge proprio questo, cioè che rispetto agli obiettivi precisi di un parroco, come quello dell'annuncio della parola del Signore e quello di formare la propria comunità, rispetto a questi obiettivi l'incontro svolge un ruolo centrale perché si fa un approfondimento, perché si approfondisce la parola del Signore e dall'approfondimento poi discendono i presupposti soprattutto per viverla. Perché altrimenti diventerebbe uno studio arido, uno studio sterile, appunto solo da lettura. Invece questo è un testo che almeno per me risulta essere naturalmente complesso, un testo difficile da leggere forse anche più volte, ma è sicuramente però, nonostante la difficoltà, un testo che incoraggia me, spero tutti quanti noi, perché mediante l'approfondimento proviamo a trovare in questa parola la forza per trasformare la nostra vita, specie in momenti difficili come quello che abbiamo vissuto, mi riferisco alla pandemia, o a momenti difficili che ciascuno di noi incontra nella vita rispetto a dei dubbi, rispetto a delle incertezze o rispetto a dei momenti di sconforto. Questo un po' in generale. Nel merito naturalmente e nel dettaglio è chiaro che più di me Sua Eccellenza e Don Franco descriveranno nei dettagli le parole di questo libro e le parole del Vangelo di Marco. Posso dirvi però
ciò che mi ha colpito in particolar modo e che non sapevo per la verità, cioè che attraverso questo testo c'è una riscoperta sostanzialmente della radice del cristianesimo. C'è un passo in cui si dice appunto tutta la sua vita, i suoi discorsi, i suoi silenzi, i suoi sentimenti e le sue decisioni, i suoi gesti quotidiani e quelli miracolosi, la sua nascita e la sua morte e infine soprattutto la sua resurrezione, tutto questo è la radice del cristianesimo. Cioè tutto questo c'è nel Vangelo di Marco e quindi si trovano le radici profonde della nostra religione. Ma è chiaro che poi dalla lettura di un libro ciascuno di noi va alla ricerca di raccogliere uno spunto che possa essere utile nella propria quotidianità, che possa rappresentare un monito per se stessi e per chi si rappresenta. E anche in tal senso c'è un riferimento che per gli amministratori locali, per chi guida una comunità, ma per ciascuno che svolge nella società civile un compito, credo rappresenti un monito. In particolare quando si dice che chi si attendeva alla rivelazione di Dio e la sua comunicazione con gli uomini esclusivamente in termini di potenza o tramite miracoli, vede invece un uomo che pur facendo opere straordinarie vuole assumere in maniera completa le caratteristiche della vita umana nella sua quotidianità. Cioè attraverso il Vangelo di Marco c'è una descrizione dei tratti più umani di Gesù. Infatti sempre Don Franco scrive che il Vangelo di Marco ci parla di Gesù uomo sensibile per le qualità positive che esprime, affetto e amicizia per i suoi discepoli, fiducia nei loro confronti, nel contempo è un uomo fermo e deciso, convinto di quanto fa e di quanto dice, pronto anche a soffrire sapendo di doverlo fare. Questa è una circostanza, per carità, senza voler fare accostamenti impropri, ma è una circostanza che ci troviamo a vivere ciascuno di noi, come dicevo, nell'ambito di ciò che compie nella propria quotidianità, sapendo di, in alcuni casi, dover assumere anche scelte difficili e quindi di soffrire in alcuni momenti per la propria comunità, ma di rispettarla e di provare a rappresentarla nel migliore dei modi possibili. Un altro aspetto che vorrei sottolineare, che credo sia molto significativo, è la interpretazione. Mi ha colpito anche questo, per la verità, anche questo aspetto non conoscevo del Vangelo di Marco, della morte e dei miracoli. Cioè attraverso il Vangelo di Marco c'è stata proprio un'interpretazione che poi è diventata consuetudine per la Chiesa del concetto di morte. Don Franco lo sottolinea quando dice: il discorso sulla fede Marco lo porta al culmine nel miracolo della risurrezione della bambina, dove Cristo vince addirittura la morte. Gesù in sostanza nega la morte, la bambina non è morta ma dorme. Gesù dichiara l'annullamento della morte e qui è il Gesù risorto che parla. Cioè per il credente attraverso il Vangelo di Marco non c'è più la morte e da qui poi questo diventerà una tradizione cristiana, parlare della morte come addormentarsi fra le braccia del Signore. E per Marco l'atto di fede chiesto ai cristiani è un atto di fede nella vita e deve significare credere nella vita e non più alla morte, e in questo senso spiega anche il senso dei miracoli. Ma concludo dicendo che poi le parole di Don Franco nella parte finale, pure leggerò, sono attraverso un'affermazione esclamativa e conclusiva molto forte, molto rispondenti all'attualità e sono un richiamo a come testimoniare, non a chiacchiere ma con i fatti. Infatti Don Franco chiude dicendo: Gesù non chiede di convincere né di imporre, ma di vivere il Vangelo con gioia, perché questa è la testimonianza, vivere il Vangelo con gioia. Oggi ci sono troppi leader cristiani che passano di palco in palco per dare testimonianza, finendo per raccontare
la storia del loro movimento, della loro comunità. C'è solo da arrossire nel chiamare questo comportamento come vera testimonianza. Meglio quei cristiani dubbiosi, come mi sento io personalmente, magari come gli undici che tentano semplicemente e umilmente ogni giorno di essere cristiani dove si trovano, vivendo il Vangelo e amando Gesù Cristo al di sopra di tutto e di tutti. E l'affermazione conclusiva ed esclamativa a cui faccio riferimento è la seguente: è di questi cristiani che abbiamo bisogno, di discepoli e non di militanti. Questa frase credo che possa lasciare un segno in tutti quanti noi, in chi vi parla, in chi guida la comunità, ma spero in tutte le realtà sociali e in tutti i cittadini che la rappresentano. Monsignor Pietro Lagnese, vescovo di Caserta, della diocesi di Caserta, arrivato nel gennaio 2021, quando, dopo che un mese prima era stato nominato dal nostro Papa Francesco. Prima di passargli la parola, lui mi consentirà, io sono un giornalista, io leggo e vengo colpito dalle cose che lasciano un segno indelebile dentro di me. Nel suo stemma episcopale, Sua Eccellenza, ci sono due parole meravigliose, un simbolo e una frase meravigliosa. C'è il mare. Il quale mare non è tanto, anche se noi non siamo un paese, San Nicola la Strada non è un paese marino, ha a che fare col mare, il nostro santo protettore ha a che fare sì con il mare. E poi c'è una grandissima frase, Duc in altum. Lei mi deve consentire, io piango a leggere il messaggio che c'è in questa espressione. Cioè esprime l'invito del Signore a scommettere su Dio e a credere nella potenza della parola di Cristo che rende feconda l'azione della Chiesa. Il Duc in altum viene dall'altro libro che ha scritto Don Franco, dal Vangelo di Luca, Luca capitolo 5. Gesù dice a Simon Pietro che non ha preso nulla, per tutta la notte ha pescato, ma non ha preso nulla. Duc in altum, prendi il largo e getta le reti per la pesca. E avendolo fatto, presero una così grande quantità di pesci che le reti si rompevano. Quindi è un invito a fidarsi di Dio, come lei diceva, a scommettere su di Lui, a credere nella potenza della sua parola. È un invito alla speranza, un invito a non arrendersi, per questo l'ho voluto scegliere questa espressione come mio motto episcopale 8 anni fa, quando fui eletto vescovo di Ischia. E ho voluto conservare anche per Caserta questo motto che prendo dal capitolo 5 del Vangelo di Luca. Bene, io sono qui, non voglio rubare tempo a Don Franco, che ci aiuterà ad entrare in questa sua ulteriore fatica che ci offre questa sera. Sono qui soltanto per dirgli grazie, intanto per rinnovargli la mia stima, il mio affetto per il lavoro che svolge, per l'impegno pastorale che porta avanti qui a San Nicola e che ha portato avanti già in altre comunità della diocesi, ma anche per il servizio che rende al vescovo come coordinatore e accompagnatore della formazione dei diaconi permanenti della nostra diocesi e come attualmente vicario foraneo della forania di Marcianise, come veniva detto. Sono qui per ringraziarlo per questo libro, perché a me sembra di poter dire che questo non è tanto un libro da leggere dalla prima all'ultima pagina per poi metterlo negli scaffali della nostra libreria, ma è uno strumento che deve forse essere aperto per aiutarci a leggere un altro libro. Guai a noi se questo libro venisse letto in sostituzione della fonte principale, che è il Vangelo di Marco. Invece mi sembra di capire che
con questo libro Don Franco vuole fare proprio un servizio a noi, un servizio alla sua comunità, a tutti i lettori, e questo servizio consiste proprio nell'invitarlo ad andare al Vangelo, a leggere il Vangelo. Mentre mi accomodavo qui dietro a questo tavolo, in questa chiesa tra l'altro bellissima, pensavo a un fatto della vita di Francesco d'Assisi. Francesco d'Assisi, che ha in animo tanto desiderio di gloria, un desiderio che gli è stato inculcato da suo padre Pietro di Bernardone, va a combattere contro i Perugini in una battaglia che lo vedrà sconfitto, ferito e ammalato, ma soprattutto prigioniero. E mentre sta nelle carceri di Perugia si trova, quasi per una casualità diremmo noi, ma noi pensiamo di essere invece quello, un disegno della provvidenza, si trova a leggere un Vangelo in volgare, nella lingua volgare. Nelle liturgie a quel tempo il Vangelo veniva letto nella lingua latina e lui non capiva molto, come tutta la gente che andava in chiesa. Invece si trova a leggere questo testo, questo libretto, che pare che stava nelle vesti di un uomo che era stato portato al patibolo. Lo legge, se ne innamora, lo nasconde, e da quel momento inizierà per lui una vera rivoluzione. Non sono più figlio di Pietro di Bernardone, dirà al padre davanti al vescovo Guido di Assisi, ma d'ora in poi sono figlio del Padre nostro che sta nei cieli. La lettura del Vangelo cambiò la vita di Francesco. La lettura del Vangelo può cambiare anche la nostra vita. Allora io vorrei dire che al di là delle cose che adesso ascolteremo e anche delle brevi, semplici riflessioni che ho offerto nella prefazione di questo libro che Don Franco mi ha chiesto, io penso che questo libro, più che essere un testo che Don Franco ci offre per la crescita culturale nostra, certamente c'è anche questo, è un servizio che Don Franco rende in modo particolare a questa comunità, ma anche a tutti coloro che verranno a contatto con questo libro, perché osso sognare, osso pensare che davvero questo libro potrebbe diventare uno strumento perché nelle case si ritorni a leggere il Vangelo, perché le famiglie possano incontrarsi in piccoli gruppi nelle case di nuovo a leggere il Vangelo. E questo testo potrebbe essere una guida, uno strumento che li aiuta ad approfondire. Vedrete che c'è una sorta di aiuto proprio a tutto il Vangelo che Don Franco ci offre. E allora gli sono grato. Papa Francesco non smette di dire che il rinnovamento della Chiesa non può non incominciare dal mettere al centro la parola di Dio. Sapete, è questo il motivo che lo ha spinto a istituire la Domenica della Parola di Dio, ed è questo anche il motivo per cui ha voluto istituire un vero ministero nella Chiesa, che è quello del catechista, che è un accompagnatore nella fede, perché a partire dalla parola di Dio noi possiamo fare un incontro con Gesù Cristo, perché come veniva detto anche prima, nel Vangelo di Marco c'è questa urgenza, aiutare quelli che non hanno conosciuto fisicamente Gesù di Nazareth ad incontrarlo. Forse perché lo stesso Marco che scrive
non l'ha conosciuto lui Gesù di Nazareth, forse perché lui ha fatto questa esperienza attraverso anche la sua vicinanza prima a Paolo di Tarso e poi a Pietro, di cui è stato collaboratore ma anche estensore dei discorsi, dei racconti. Lui aveva nel cuore questa immagine di tanti che attraverso l'ascolto della predicazione degli apostoli venivano a contatto di Gesù e scoprivano che davvero, come si conclude il Vangelo di Marco, Gesù è il Figlio di Dio. Ecco, io auguro a me e a voi che la lettura di questo testo ci possa davvero aiutare a ritornare alle fonti della nostra fede, a ritornare al Vangelo. San Girolamo, di cui abbiamo celebrato l'anno scorso un centenario importantissimo, diceva che l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo. È vero anche il contrario, che chi ignora Cristo non potrà mai conoscere veramente le scritture. Le conoscerà come si conoscono dei testi, ma non si lascerà mai coinvolgere da esse e mai trasformare soprattutto da esse. Io mi auguro che questo testo che Don Franco ci dona questa sera possa farci venire la voglia, una nuova, una rinnovata voglia di aprire il Vangelo, di leggerlo ogni giorno, di fermarci nel silenzio ad accoglierlo, perché anche noi possiamo fare l'esperienza del centurione di cui appunto, come vi dicevo, San Marco ci parla alla fine del suo Vangelo, il pagano che vede Gesù morire e dice: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Siamo pagani anche noi, viviamo in un contesto pagano sempre di più, c'è un fondo di paganesimo in ognuno di noi. Voglia il Signore che davvero attraverso questo testo ci venga questo desiderio di ritornare al Vangelo per poter anche noi dire: davvero Gesù è il Figlio di Dio. Grazie a Don Franco e grazie a tutti voi che siete qui questa sera. Ci concediamo prima dell'incontro finale, dell'intervento finale di Don Franco, ci concediamo un momento. Festa della musica. Il 21 giugno scorso, l'altro giorno, è stata la festa della musica in tutto il mondo. E viene celebrata ogni anno nel giorno del solstizio d'estate per favorire la conoscenza di questa arte magnifica ed è soprattutto abbinata alle realtà culturali che ci sono in Italia e negli altri paesi del mondo. I luoghi storici di ogni città aprono a manifestazioni musicali che vengono fatte nel corso di questa giornata e anche nel corso dei giorni successivi. La festa della musica si svolge anche in ospedali e anche nelle carceri, cioè nei luoghi di disagio sociale. Noi abbiamo voluto quest'anno, per questa occasione, io e Don Franco Cadrame, Don Franco ha sposato subito la mia idea, amante anche lui della musica, della grande musica. Io e Don Franco, appunto, approfittando dell'occasione della presentazione di questo libro, abbiamo invitato 3 eccellenti maestri, una violinista, maestro Gerardina Rainone, diplomata in violino e viola, che ha sviluppato un percorso che l'ha portata ad eseguire repertori poco frequentati ma interessantissimi.
c'è, mi pregio anche di averla come redattrice del Corriere di San Nicola, è una grande, si interessa molto anche di ambiente e di salute e anche cura una rubrica di pezzi originali in duo con il maestro Francesco Chiacchio, chitarrista casertano, laureato in chitarra classica e attualmente docente nei corsi ad indirizzo musicale della secondaria, scuola secondaria casertana. E poi abbiamo una flautista, Michelina Carfora, maestro che ha conseguito il diploma di flauto traverso ed è insegnante docente all'Istituto Da Vinci di Caserta. Sentite cosa ci hanno preparato. Adesso il trio composto dai professori, dai maestri, Gerardina Rainone al violino, Francesco Chiacchio alla chitarra e Michelina Carfora al flauto, si esibiranno, state a ascoltate bene, l'Ave Maria di Astor Piazzolla. Io vorrei sapere chi di voi sa che Astor Piazzolla, grande musicista e grande il nuovo tango, l'inventore del nuovo tango, quanti di voi sapevano che c'era l'Ave Maria anche di Astor Piazzolla? Poi ci sarà l'adagio di Albinoni, non ha bisogno di presentazione questo pezzo, e poi un divertimento in trio che è stata una creazione, un pezzo originale, quindi non di altri ma dei maestri qui presenti, soprattutto di Rainone e Chiacchio, che si chiama appunto, ripeto, divertimento in trio. Thank you.
Bravissimi, bravissimi. Maestro Gerardina Ainone, maestro Francesco Chiacchio, maestro Michelina Carfora. Grazie, la prima volta che sono venuti a San Nicola alla Strada, ci auguriamo di rivederli e di riascoltarli presto. E allora chiudiamo con l'autore del libro, Il Vangelo di Marco, chiudiamo con Don Francesco Catrame. Allora, spiritualità evangelica e cultura moderna. Ecco Don Franco, quale contributo il Vangelo di Marco può offrire al lettore, all'uomo, al credente? Beh, intanto voglio dire il mio grazie sincero al nostro, se mi permetti Vito, nostro vescovo, e poi ovviamente anche a te, come anche a Nicola. Ovviamente ringrazio voi presenti, Don Filippo, Don Stefano e ovviamente i diaconi. Allora, la domanda che ha posto Nicola è molto, diciamo, stimolante, ma credo che io una risposta l'abbia data mettendo in atto questo testo, perché la cultura evangelica è una cultura che si nutre della ricchezza inesauribile dell'umanità di Gesù. A me piacerebbe che l'uomo moderno si lasciasse contagiare da questa ricchezza di umanità di Gesù, perché se ci nutriamo di questa umanità, qui anche non colui che, diciamo, ha una condivisione di fede precisa, ecco, sicuramente però diventa a sua volta una proposta di promozione, di crescita, di arricchimento. E colui che è contagiato a sua volta, mi piace che addirittura Benedetto XVI, eccellenza lei lo sa benissimo, diceva che il cristianesimo si diffonde per contagio. Ecco, credo che a me questa espressione piace, perché il cristianesimo si è diffuso così. Non vi posso dire tante cose per il tempo, perché fa anche caldo, ma il cristianesimo, dopo la prima fase in cui gli apostoli sono stati quelli che hanno presentato l'annuncio, il famoso kerygma, ma poi sono stati i cristiani senza fare prediche, per contagio, per la loro gioiosa esperienza di aver conosciuto Cristo. Ecco, così si diffonde il contagio, per un contatto gioioso. E il Papa, eccellenza lei lo sa benissimo, nell'Evangelii Gaudium ci chiede questo. Siamo troppo cristiani del Venerdì Santo. Vabbè, siamo rimasti ancora nel sepolcro. Dobbiamo uscire dal sepolcro. Allora, anche il motto episcopale del nostro caro vescovo a me piace tantissimo. Ducchi in altum, significa prendere il largo. Ecco, noi dobbiamo essere gli annunciatori, contenti, entusiasti. Certo, anche noi abbiamo dei dubbi, anzi il dubbio diventa ricchezza, caro Vito. Se abbiamo solo sicurezze ci blocchiamo, ci fermiamo, diventiamo poi non comunicativi, ci impoveriamo pure. Invece l'ansia della ricerca è fondamentale. A me questo piace, e quindi il mio intento, quando ho messo per iscritto queste cose, è perché mi piace condividere. Allora mi fermo un attimo su questo, dico qual è stato il motivo di questo libro. Io non l'ho scritto per una divulgazione commerciale, difatti alla fine chi lo vuole lo prenda liberamente. Se lasciate un contributo sarà per un fondo Caritas che servirà a tante persone che noi possiamo aiutare, e nulla più. Per il mio desiderio che questo testo lo possiate leggere. È scritto in modo facile, anche se tocca qualche argomento un po' complesso, però io l'ho scritto nella maniera più semplice possibile, perché
il frutto di più di 10 anni di insegnamento di Sacra Scrittura ai diaconi permanenti, quando c'era la scuola di formazione, ai ministri istituiti. Ovviamente, non avendo una cultura adeguata, io dovevo dare delle possibilità di comprensione. Non avevo uno studi classici, quindi insomma non potevo esprimere concetti particolarmente difficili. Quindi chi lo legge lo capisce subito. E il Vescovo ha detto una cosa bellissima e coglie anche il mio intento. È un invito a far leggere il Vangelo. A me questo interessa, che il Vangelo sia letto, che si legga, che realmente la realtà umana e divina di Gesù entri nel nostro vissuto, nutrirci, è un nutrimento questa conoscenza di Gesù, e dà sicuramente tante possibilità in tante realtà così complesse e così difficili che stiamo vivendo nel mondo d'oggi. Allora, il Vescovo nella prefazione, e la ringrazio ancora infinitamente perché a me piace lo stile con cui si esprime, citando Papa Francesco nel suo testo Aperuit Illis, dice: «La Bibbia è il libro del popolo del Signore, che nel suo ascolto passa dalla dispersione e dalla divisione all'unità. La parola di Dio unisce i credenti e li rende un solo popolo». Quindi è questo il motivo per cui io mi sono accinto a fare questa pubblicazione. E poi un altro mio piccolo intento lo deduco dalla Dei Verbum, capitolo 6, paragrafo 25. Il Santo Sinodo esorta con forza e insistenza a imparare la sublime conoscenza di Gesù Cristo con la frequente lettura delle Divine Scritture. L'ignoranza delle Scritture, infatti, è ignoranza di Cristo, citato già dal nostro Vescovo San Girolamo quando commenta il libro di Isaia. E poi ancora questa conoscenza, la possiamo percepire, sperimentare attraverso l'azione liturgica, attraverso una lettura attenta del testo, attraverso tante iniziative, però dice sempre mediante la preghiera. Ecco perché ho voluto che leggessimo questa preghiera allo spirito di Ignazio, metropolita ortodosso di Latakia, 1968. E invece Sant'Ambrogio parla che, conoscendo, leggendo la scrittura, apriamo un dialogo tra Dio e l'uomo, nel suo testo sui doveri. Allora, questi sono i motivi per cui io ho messo per iscritto. Ho tanto materiale che in quegli anni ho dovuto elaborare per i diaconi, per i ministri istituiti, quindi mi sono un po' preoccupato di organizzarlo, di ampliarlo, di dare una forma di sistematicità, e quindi è un dono che voglio fare a chiunque vuole appassionarsi e lasciarsi appassionare da Gesù. Questo è il mio principale intento. E poi è uno strumento utile per leggere il Vangelo. Alcune pagine non possono essere comprensibili perché ci sono delle tematiche cristologiche, soteriologiche e tanti altri concetti che non si conoscono subito, quindi può essere un aiuto. E credo poi che il testo lo si possa utilizzare anche perché, partecipando alla Santa Eucaristia, tocco tutti i capitoli, tutti i 16 capitoli di Marco. Quindi
avete una facilità di conoscenza, di comprensione del testo del Vangelo di Marco, perché questo è l'anno del Vangelo di Marco. Il compianto Monsignor Pietro Farina diceva che bisogna, noi sacerdoti, noi parroci, dovevamo spiegare bene il ciclo liturgico dell'anno A, anno B e anno C. Quindi quest'anno è l'anno di Marco, anno B. L'anno prossimo, cioè a fine anno liturgico, iniziamo il nuovo anno liturgico dell'anno C. Quindi A Matteo, B Marco, C Luca. Quindi ecco, mi sono accinto a fare questa pubblicazione perché stiamo leggendo il Vangelo di Marco. Poi sapete, il Vangelo di Marco viene integrato nel tempo di Pasqua dal Vangelo di Giovanni e quindi ci sono altri testi che ci vengono presentati. Quindi questo è il mio obiettivo, che possiamo arrivare ad una conoscenza sempre maggiore di questa ricchezza di umanità e di divinità che contiene il testo di Marco, e ne traiamo un beneficio grande, non solo per la nostra fede, ma anche perché dobbiamo crescere anche noi in umanità. Ecco, c'è una valorizzazione dell'umanità. Ecco, anche il sindaco, che io ringrazio, ha messo in luce un aspetto importante, quella della morte. Domenica prossima il Vangelo ci parla della fanciulla che Gesù dice non è morta ma dorme, concetto forte, perché noi dobbiamo passare, ecco, continuamente, dobbiamo fare Pasqua continuamente, passare dalla nostra morte alla sempre vita nuova che Cristo solo ci può offrire. Egli è realmente la via, la verità e la vita. Questo l'ha scritto sulla mia crocetta, perché condivido anche questa esperienza particolare di Don Alberione. Quindi, appartenendo a quell'istituto, Don Alberione aveva questo motto: Gesù via, verità e vita, Giovanni 14 verso 6. Sono contento perché realmente abbiamo parlato di Gesù, realmente abbiamo fatto esperienza di Gesù. Ecco, Marco ha questo obiettivo di dire ai catecumeni, no, chi è Gesù e chi è il discepolo. E non ve lo anticipo, ma leggendo il testo, alla fine capite che il discepolo è colui che farà, per conoscere Gesù deve fare esattamente l'esperienza che ha fatto Gesù. È un'esperienza forte, però è un'esperienza che mette realmente l'uomo in una dimensione divina. Ecco, è una umanità che ci offre Gesù, ma ci divinizza, e questo è stupendo. Io veramente vi ringrazio indistintamente, perché ho invitato tutti, poi alcune, tutte le associazioni, non le nomino, ma vi ringrazio per la vostra presenza, tutti gli amici che non sono di San Nicola, perché ci sono alcuni che non sono di San Nicola, sono anche della mia parrocchia di Recale, e poi non so altri che conosco, ma che ringrazio. Ovviamente un grazie particolare ai maestri. Ecco, quando Nicola mi ha proposto la vostra presenza, io ho detto subito di sì, anche perché a Nicola devi dire per forza di sì, perché lui quando dice una cosa la devi fare. Però siccome a me piace tanto la musica classica, quindi io non dirò mai di no, quindi anche se non c'è bisogno di avere insistenza. Vieni Stefano, vieni. Ovviamente ringrazio Don Filippo della comunità, ci sono anche alcuni membri della comunità di Santa Maria della Pietà che ringrazio, scusate ma pure io soffro un po' il caldo, sì. E poi adesso c'è la sorpresa per il nostro vescovo, a me piace molto quella sorpresa fatta da un artista della nostra comunità, un artista vero. Don Franco tiene anche, coordina anche un gruppo Famiglia Betania, io ringrazio per la presenza, gruppo di famiglie, Don Franco conduce brillantemente da 2 anni. Allora,
un nostro amico comune a me di me, di Don Franco, il professore Vittorio Di Tommaso, già docente del liceo artistico di San Leucio, vignettista che conosciamo, anche il sindaco conosce molto bene, prendendo spunto da quello che è lo stemma episcopale di Monsignor Lagnese, prendendo spunto dal fatto che è arrivato a Caserta da Ischia, prendendo spunto dal fatto che il nostro santo protettore ha a che fare con il mare, Sua Eccellenza le ha fatto un disegno, un ritratto meraviglioso. Io, aggiunto il nuovo Franco, l'ho visto già. Io l'ho incorniciato, grazie Vitto, l'ho incorniciato, glielo regalo con la speranza di poterlo vedere un giorno, quando la vengo a intervistare magari, in dioce si va, grazie Don Franco, grazie. Eccolo qua. C'è Monsignor Lagnese su una barca, a barca di San Nicola, che arriva a San Nicola, c'è sullo sfondo Ischia e c'è il famoso motto Duc in Altum, che è l'emblema, l'icona dell'impegno di Monsignor Lagnese. Vi ringraziamo tutti, i maestri e tutti voi che siete intervenuti. Grazie. Okay. Maria!